Salve a tutti i miei utenti ed eccoci qui a questo video sulla quinta edizione. Allora, non ho ancora completato di leggere, diciamo, tutto il sistema di regolamento, manuale del master, manuale dei mostri, però voglio fare questo video parlando un po' con voi delle prime impressioni su questo gioco. Già ho partito in maniera molto positiva sulla quinta edizione perché, come ho già detto, avevo fatto delle shot, avevo visto un po' il sistema. Ma lascio qui a parlarvi perché a mio avviso la quinta è veramente un bel gioco. Primo punto, che diciamo già il manuale è improntato tutto su interpretazione del gioco di ruolo. Poche meccaniche, non pochissime snelle, ma diciamo quelle che servono. Niente mega pastone della 3.5, niente cose incredibilmente complesse, né meccaniche troppo, diciamo, elaborate come quelle della quarta. Qualcosa di semplice, qualcosa di diretto, veramente hanno avuto una bella idea. Quando un gioco di ruolo va sulla narrazione, già parte molto avvantaggiato a mio avviso, anche perché, diciamo, può coprire certi aspetti lacunosi. Ma non è questo il caso. Un altro aspetto che a me piace tantissimo, sono tutti aspetti magari anche un po' marginali, però sono i miei gusti personali, io adesso do le mie prime impressioni su quello che ho visto, sono i punti ispirazione. I punti ispirazione, per chi non sapesse, il master dà punti ispirazione per determinate situazioni in cui proprio la parola ispirazione è il fulcro di questo aspetto e i giocatori possono passarseli in base proprio a questa ispirazione. Sto entrando bene nel dettaglio perché non voglio, forse farò altri video su questi aspetti, voglio solo dare un'infarinatura un po' su quello che ho visto, essenzialmente su un tiro da un vantaggio. Ecco, questo strumento, che sono tutti opzionali, questo strumento, diciamo, spinge tanto a narrazione di gioco di ruolo, spinge tanto a non giocare per forza la scelta migliore, ma giocare il personaggio, giocare un difetto, giocare diciamo ciò che tu hai creato. Perché se tu giochi di ruolo, giochi qualcuno che ci hai costruito, gli hai un'anima. E quindi è normale che possa sbagliare, è normale che sia guidato da ciò che è, e non per forza quello che tu sai che tu vuoi fare faccia al meglio. Perché gli hai dato un'anima, gli hai dato un carattere, una caratterizzazione. I punti di ispirazione aiutano molto a questo. E sembra una cosa stupida, in realtà avere un vantaggio, una prova che magari sei in difficoltà, ti serve di superare, è utile, è molto utile. Cos'è questo vantaggio? Volevo parlare anche di questo, la meccanica del vantaggio e svantaggio. Diciamo che c'era già, c'era un po' su alcuni incantesimi 3.5, il fatto che ti devi dare il migliore o il peggiore, era già vista, ma mai inserita così fortemente come meccanica più base del gioco. Essenzialmente alcune abilità, alcuni momenti e il master concede si ha vantaggio una prova. Avere vantaggio semplicemente tiri due dadi e prendi il migliore. Per gli aventi, ovviamente sulle prove, su cioè, determinate caratteristiche e probabilità. Svantaggio è l'opposto, tiri due dadi e prendi il peggiore. Quindi non determina sempre un fallimento automatico, perché se tu sei veramente bravo in quella cosa, tirare due dadi e prendere il peggiore, devi essere solo molto sfortunato. Cosa opposta, se tu su una cosa non sei bravo e sei fortunato, con il vantaggio hai possibilità di riuscire qualcosa che sarebbe molto più difficile. Diciamo che questa meccanica non è proprio incredibilmente innovativa, però è forte, funziona. Andiamo a quello che proprio mi ha colpito e mi è piaciuto parecchio, il fatto che tutte le caratteristiche siano importanti. Questo finalmente, questa era qualcosa che volevo. Il fatto che i tiri sono basati su tutte le caratteristiche per tutte le classi. Consideriamo questo. Un personaggio che si focalizza nelle acquisizioni, diciamo un combattente solo forza, era debole sui vari aspetti mentali, ma ne risentiva relativamente poco, solo sul tiro salvezza volontà. E sulle prove, ovviamente, le abilità che non gli ne fregava assolutamente niente. Qui invece avete punteggi sbilanciati, ti influisce tantissimo su tantissime prove, su tantissimi tiri di salvezza, perché non c'è più il tiro salvezza unico, è su tutte le caratteristiche. Questo è bello, ti
tra virgolette, no, costringe, ma fa capire che una persona più è completa, più si, diciamo, allena su tutti i suoi punti deboli, più è veramente forte. E il fatto che le caratteristiche finalmente hanno il massimo, gli hanno 20, non si può andare oltre in nessun modo, è il limite mortale. I mostri possono arrivare fino al 30 e gli limita ugualmente, gli esseri mortali fino al 20, gli umanoidi, diciamo, personaggi giocanti. Questo è molto bello, perché ci sono parecchie aumenti caratteristiche, hanno voluto tenere quelli della quarta, quindi 2 punti ogni, mi sembra, 4 livelli, adesso non vorrei sbagliarmi ogni 5. E quindi, diciamo, queste caratteristiche aumentano, aumentano. Dopo forse ci sono anche altre cose come classi, come altre capacità che potrebbero aumentare le caratteristiche. Comunque, capite che mettere il massimo a 20, essere al limite, spinge a prendere tante caratteristiche. E arrivo all'ultimo punto che volevo parlare in questo video, che mi piace veramente tantissimo, che finalmente c'è, diciamo, molti già lo facevano, ma l'hanno dovuto mettere per iscritto, le abilità non legate alla caratteristica. Che cosa significa? Questa veramente l'hanno messa lì, non in grassetto, però c'è. Le abilità non sono legate alla caratteristica. Faccio un esempio, c'è atletica, prove fisiche. Se tu stai correndo, atletica più forza. Se tu però fai una prova di resistenza a lungo andare, fai atletica più costruzione, non più forza. Se tu fai un trattenere il respiro, che è sempre una nota atletica, che ti rialleni, ci metti la costruzione, non la forza. Su questa linea che vi sto dando, tutte le altre abilità funzionano ugualmente. Se per esempio tu devi fare una percezione per trovare qualcosa, ma magari sei al buio, non è qualcosa che devi toccare, non è più saggezza, ma magari è destrezza, la tua capacità manuale di capire, toccare, sentire cosa stai facendo, cosa stai cercando. Sono esempi, magari questo non è campato bene, ma ogni situazione può essere molto particolare. Tu ci metti la caratteristica che più è propensa a quella cosa. Che altro dire? C'è veramente il gioco, diciamo, è stravolto ovviamente, sia dall'aspetto quarta edizione sia dall'aspetto 3.5, qualcosa di nuovo. Prende tantissimo, questo ve lo dico, c'è, cioè, tipo un 40% di quarta edizione, un 30% 3.5, 3.0 e quell'altro 30% di roba nuova. Perché io veramente, conoscendo bene la quarta, ho visto come ci sono cose prese pari pari e cose che hanno cambiato solamente i nomi e hanno veramente dato una piccola modifica riferente alla quarta, che a mio avviso capisco, lo rendono veramente un gioco nuovo. Quindi chi ha storto il naso per la quarta neanche avrà fatto caso a queste cose, che c'è veramente tanta quarta in questo gioco, perché è mischiato a tutta una cosa nuova. Diciamo che anche qui, come nella quarta, faccio esempio, ogni punto in più, punto in meno alle prove è molto importante, perché è tutto, come posso dire, tutto estremamente bilanciato. Riuscirsi a prendere un vantaggio o un punto, 2 punti in più a una prova ti pone veramente la vittoria per il bonus situazionale del master, per magari l'ottima gestione del personaggio, ottimizzazione, che diciamo power play qui già è più difficile perché restringono il tutto a pochi numeri. Infatti, e questo è un altro aspetto molto bello, che la quarta non c'era. I livelli non hanno, tra virgolette, un grande dislivello, cioè è tutto incentrato su questi bonus di competenza, su caratteristiche massimizzate a un tot. Quindi tu non creerai mai un divario di 10-12 punti al tiro del dado, non succederà mai. Quindi prove non diventeranno mai impossibili o subito riuscite, automaticamente sempre. Anche a livelli bassi, o livelli alti, il divario è in quante cose tu puoi fare, in quante opzioni tu hai, ma i mostri anche a livello basso possono essere sempre pericolosi proprio perché non c'è un divario estremo. Certo, sono poco pericolosi, però non sei più invulnerabile come nella quarta, che è veramente invulnerabile, e nella 3.5, che è quella riserva di punti ferite, capacità tra virgolette proprio sbilanciate che rompono il gioco, sei fuori da qualsiasi standard. Questo gioco veramente un colpo di spada è sempre pericoloso.
tutti i livelli, come giusto che sia, perché si sta giocando mortali, si è incentrata a giocare personaggi che sì, eroici, epici, potenti, i migliori che ci sono, ma sono sempre persone, non supereroi, creature che esulano dalle regole anche fisiche del mondo, come nelle tradizioni quando sono a livelli alti. Io parlo fino ovviamente al 20, di livello di base, dopo si uscirà qualcos'altro di nuovo e riparleremo. Bene, questa era una piccola infarinatura, un piccolo discorso generale, che magari ovviamente anche lacunoso, perché non ho ancora finito di leggere il tutto. Completate nei commenti qualcosa che possa mancare, qualcosa che a voi vi ha colpito. Interagiamo, vediamo un po' questa quinta, quanto realmente ha preso le persone. Condividete, condividete, fatela conoscere, visto che abbiamo il grande punto forte che adesso sulla cresta dell'onda, possiamo farla conoscere di più, possiamo fargli fare più pubblicità, condividendo sui social, facendola conoscere anche magari a chi non gioca di ruolo ma gioca da tavolo, perché da come è approcciata veramente anche il giocatore da tavolo può facilmente iniziare a giocare con questa quinta edizione, approcciare anche al roleplay, perché ho fatto caso conoscendo tante persone che giocatore da tavolo, giocatore di ruolo molte volte comunicano, si interlacciano. Quindi condividete sui social, fate conoscere, facciamo conoscere, io farò quello che posso. Questa quinta edizione, vi ringrazio come sempre per aver seguito fino alla fine, commentate, mi piace, ci vediamo nei commenti e al prossimo video, ciao a tutti!